Buongiorno ragazzi, oggi si incomincia dal furgone. Allora, accendiamo l'aria condizionata che si schiatta. Ieri, nella storia di ieri, molti, tutti, l'unica cosa che avete notato è il prezzo dell'ordine che ho fatto. Pochi hanno notato il leak che c'era nella storia riguardo l'ordine. E in tantissimi avete chiesto: ma come fai ad avere degli sconti così? Ma com'è possibile pagare le bobine così poco? E bla bla bla. L'unico modo per avere degli sconti sui prodotti bambù, stampanti, filamenti, accessori e tutto, è caricare modelli su MakerWorld, la piattaforma di condivisione dei progetti di Bamboo Lab. Voi condividete i progetti, la gente li scarica, li vota, li stampa, voi guadagnate punti, i punti si convertono in sconti. Semplicissimo, si convertono in sconti da 40 euro. Però non è questo il caso. Non è questo il caso di questo ordine. Questo ordine ha una storia un po' diversa, anche divertente. Però aspettiamo che arrivi l'ordine e poi ve la racconto tutta. Perché a me ha divertito, soprattutto per come mi sono approcciato io a questa cosa. Ma vi racconto tutto quando arriva, tanto è già praticamente stato spedito, per cui o questa settimana o inizio della prossima arriva già tutto quello che ho ordinato, che è una decina di chili di roba praticamente. Quindi, al di là dell'ordine, veniamo oggi. Oggi sul furgone che sto recuperando i materiali, stamattina è di recupero materiali, per quello che è l'ultimo lavoro di falegnameria prima dell'estate. Oggi faccio l'ultimo lavoro di falegnameria, l'ultimo lavoro in cui sudo, e poi tutto agosto mi dedico ad altro, ma ve lo spiego finito questo lavoro qua, il piano d'agosto. Recupero il materiale, torno in laboratorio e vi spiego cosa andiamo a fare oggi. Allora, incominciamo. Qual è la storia di oggi? La storia di oggi è che una promessa è una promessa, lo diceva anche Schwarzenegger in quel film raccapricciante di qualche anno fa. E durante l'Oxilexpo ho promesso a Pane Segatura che avrei rifatto la sua raccapricciante, come il film di Schwarzenegger, insegna Freud per il suo laboratorio. Io non so bene cosa sia successo durante la realizzazione di quell'insegna, cioè so chi l'ha realizzata, ma si dice il peccato e non il peccatore, però è andato qualcosa storto. È andato qualcosa storto perché, come vedete dall'immagine qui sotto, il logo Freud non è il logo Freud. È stata usata qualcosa di simile, ma in grafica e soprattutto in tipografia simile non esiste, esiste solo uguale, soprattutto quando si tratta di un logo che non è una fonte presa da internet ma è stato disegnato apposta. Qui vedete l'immagine, lì vedete invece come deve essere. C'è qual qua, se guardate, c'è qual quadra che non cosa. Pane Segatura mi ha detto che le misure che lui ha a disposizione sono queste qua in foto, che sono praticamente quel rettangolo che vedete nella porta del suo laboratorio. E mi ha dato carta bianca, ma se non me l'avesse dato me la sei presa comunque, per fare un po' quello che voglio. Allora, io l'accordo, cioè la promessa in realtà era tagliargli al laser con dell'MDF la scritta Freud giusta, magari il bianco e il rosso in due spessori diversi, e poi spedigliela, fare un pacchettino, spedigliela, lui se la dipingeva, la sostituiva e siamo a posto così. Però io non voglio rischiare che venga maltrattato, per essere gentili, il logo Freud ulteriormente. Quindi possiamo fare qualcosina di più in questo ultimo lavoro sudorifero, che poi non sarà tanto sudorifero perché non è una roba enorme, pre-agosto. Vabbè, dall'immagine che avete visto non c'è, a mio giudizio, sbagliato solamente il logo. Cioè, il logo non è che è sbagliato, a mio giudizio è sbagliato, punto. C'è sbagliato anche tutta un'altra serie di cose, come le proporzioni di quanto il logo sta all'interno del rettangolo nero e quanto sforza al suo interno, perché il rettangolo non ha abbastanza margine, non concede respiro giusto al logo. Più, forse anche gli spessori, però gli spessori non li vedo bene. E allora ho detto, vabbè, cosa mi posso inventare? Tanto sono scarico di progetti, non ho niente che io possa fare di enorme prima di settembre, perché i fornitori sono chiusi, perché sto organizzando delle cose con gli sponsor, e quindi dedichiamoci un po' di tempo e vediamo di fare qualcosa di un po' più artistico. Non faremo sicuramente una versione Infinibit per Pane Segatura, perché non se la merita, ma più che altro perché lui piazza l'insegna sulla porta del laboratorio e quindi non ha sicuramente accesso all'elettricità, non può portare lì un punto luce, ma poi sarebbe comunque dispendioso di risorse e di energia fare una roba del genere. Però si potrebbe dare un po' più di carattere a questa insegna. Allora, stanotte guardavo un po'
La Bibbia Freud, il catalogone Freud, che vi rimetto il link per scaricare, così non chiedete a me le misure delle varie lame, delle varie frese, per vedere se c'era qualche appiglio estetico o di grafica per non fare proprio la mera insegna. Perché un conto è quando si fa un'insegna scatolata, luminosa come quella 3D o come quella che abbiamo fatto in piccolino sul mini Finibit, ma quando andiamo a fare una cosa piatta, soprattutto su una parete come quella che è la porta del laboratorio di pane e segatura, rischiamo di andare incontro alla povertà, cioè proprio alla povertà estetica. Quindi guardavo il catalogo. Il catalogo è molto tecnico, ha molti bei disegni, ha molte bellissime illustrazioni di spiega delle frese, ma mi sembra che non abbia niente di aggancio. Poi, sfoglia che ti risfoglia, ho notato tutti questi disegni qua al tratto che ci sono ogni tanto all'apertura e soprattutto che ci sono nel retro di copertina, con addirittura i disegni tecnici della storia del logo, come era nel 62, come era nell'84 e come poi è stato ridisegnato nel 2013, più un'altra pagina che, se ora ritrovo, ecco, che porta un po' di disegni tecnici del genere, di lame, frese, bei disegni al tratto. E quindi mi sono detto, come posso usare questa roba qua? Soprattutto, dato che il fondo della porta del laboratorio di pane e segatura è di legno, non mi ricordo che legno, ho seguito il lavoro quando l'ha rifatta, ma non mi ricordo che legno, comunque è fatta di assi, che mal si sposa con mettere davanti un logo. Come posso evitare quel rettangolo nero stretto intorno al cerchio per avere questa commistione, questo porcaio di roba tra il ferro intorno della cornice, il legno, il nero, il rosso, il bianco? E con mia grosso dispiacere per la spedizione che dovrò fare, mi sono detto, ma perché non annulliamo completamente il legno dietro e non facciamo allora un rettangolo grande esattamente come quel 56x40, 56x42, non ricordo la misura della foto che ho pubblicato prima, un rettangolo che vada a tappare esattamente quella zona lì, così almeno fa anche un po' da contraltare al logo enorme di pane segatura sotto, facendo tutto di nero quel rettangolo lì iscritto e poi mettendo al suo interno allora l'insegna. La soluzione più semplice è telefonare al pane segatura e dirgli Bigolo, dipingi anche senza Bigolo, dipingi di nero quella parte lì che io ti do le lettere e poi te le dipingi e le attacchi sopra. Però in quella superficie lì così grande, un nero così pieno va un po' è un po' impattante. E soprattutto, conoscendo il soggetto in questione, sono sicuro che se avessi detto nero avrebbe fatto nero lucido, mentre di nero lucido la Fred non fa niente perché usa tutta roba opaca. Allora ho fatto una roba del genere. Si potrebbe fare un pannello del genere. Quindi, questo è esattamente il rettangolo che c'è, se riaccendo il mouse, nello spazio lì tra la struttura della porta di pane segatura. Quindi abbiamo detto che io qua l'ho fatto 60x40, lui in realtà 56, adesso lo riaggiustiamo perché io ragionavo sulle proporzioni. Viene poi serigrafato, stampato, laserato, adesso vediamo, con una trama vedo non vedo di tutti i disegni tecnici Freud, giusto per dare un po' di volume anche a quello dietro. E poi davanti mettiamo la nostra insegna. Che spessore deve avere questa insegna non lo so ancora, perché non ho fatto il 3D, ma non immagino una roba prepotentemente spessa, non immagino una roba scatolata da 6 cm, immagino una roba da pochi centimetri, se non addirittura millimetri. Quindi una roba che crei giusto giusto una piccola ombra riportata, quindi più una roba piatta, stampata sarebbe poco, però molto scatolata come la mia là sarebbe decisamente, decisamente troppo. Quindi ci vuole una corretta via di mezzo. Quindi il succo è, non so bene dove andremo a parare, non so bene come sarà la scritta, se la facciamo in MDF dipinta, se la facciamo stampata in 3D, magari su un SmoothPay così che venga liscia, se facciamo due livelli, non lo so, non so niente. Iniziamo con le sperimentazioni e vediamo dove andiamo a parare. Alla malparata, se non mi viene niente che mi soddisfa, gli tagliamo le lettere in MDF e si arrangia lui col pennellino a dipingerle.
Partirei con degli esperimenti sulla parte dietro nera, dove vedo benissimo un nero opaco che faccia il paio con l'infinibit e col mini finibit. E cade a fagiolo, casualmente, il lavoro fatto nella sala del laser per vedere com'è questo effetto qua, che è proprio il laserato inciso su plexi opaco. Praticamente gli sto facendo un'insegna con migliaia di euro di materiale a ciccio pasticcio. E questo effetto qua sembra perfetto per avere quella roba. Vedete che la simulazione sembra quasi lui. Ovviamente il nero lì è un po' più carico perché ha video. Quindi partirei da una prova di questo genere. Una porzioncina di questo come viene su uno scartino di questo plexi qua opaco, che è molto bello. Che poi questo è quello usato per il mini infinibit. Ma prima devo fare un mea culpa, perché ho fatto una cazzata quando ho fatto il laser, la sala laser. Io ho fatto una cazzata, voi l'avete avallata e nessuno si è accorto di niente. Vi ricordate tutto il discorso della rete? Collegare il laser in rete in modo tale che io potessi mandare i file direttamente sul computer senza essere di qua. Abbiamo preso il router che c'è dentro il wifi, l'abbiamo fatto diventare un access point client, quindi prende la rete da internet, dal wifi, scusate, e la restituisce via cavo al computer. Bene, una cagata fotonica, perché io non ho mai accesso via rete al computer se il laser non è acceso. Quindi è un controsenso completo, perché se il laser non è acceso non alimenta il router, che fa da client, che dà la rete al computer. Quindi è stupida come cosa, perché io devo poter accedere al computer anche senza accendere il laser. Perché se io voglio andare di là a lavorare, sbattere sul file, poi vieni di qua a accendere il laser, è da fare in questo ordine. Quindi la prima cosa che devo fare è cambiare questa storia qua e collegare il computer in wifi e non in rete. A quel punto, una volta che collega, non è che non ha avuto proprio senso il cambiare il routerino che ci rientra in access point, adesso vi spiego perché. Però bisogna che il computer sia svincolato dall'accensione del laser come alimentazione, che abbia una rete a sé. Quindi devo subito tradurlo in wifi. A quel punto mi troverò in una situazione di questo genere. Il computer accederà a internet per i cavoli suoi, perché il computer è sempre acceso, indipendentemente che il laser sia acceso o no. Il router dietro prenderà la rete da internet wifi e la restituirà via cavo alla scheda del laser. E quindi a quel punto, quando il laser è acceso, è presente sulla rete. E la comunicazione tra computer e laser può avvenire tramite rete interna, e posso togliere benissimo sia questo cavo di rete che questo cavo USB. Questa è la situazione ideale. Per questo il lavoro di cambiare in client il routerino del laser non è stato inutile. E anche per un'altra questione che riguarda la domotica, però di quello ne parliamo settimana prossima. Quindi adesso vediamo se ritrovo la USB Wi-Fi, e se la ritrovo faccio sto lavoro. Poi partiamo con i test sull'insegna Freud. Comunque, più lo uso, più il mio disprezzo per Windows sale. Capisco perché non l'ho mai usato. Adesso, IP config 5.1 finale, perché devo cambiare l'impostazione di questo, che a questo punto non sarà più USB, perché se gli dico USB e gli faccio un test, ovviamente fallisce perché non ho più connesso la USB, ma deve diventare web. Port setting, forse ne devo fare uno nuovo. Ok, quindi ho un nuovo device, test della rete con successo, se cancella, se uso quello, in teoria io adesso potrei muovere il laser. Infatti, perfetto, possiamo togliere questo cablaggio qua. Ah cazzo, ma l'ho fascettato sotto, sono stronzo. Adesso è ancora più pulito, zero connessioni, zero niente. Così è più facile per tutti, anche Michi e Bruno quando vengono, che tra l'altro vengono nei prossimi giorni a usare il laser, si connettono al computer in rete, e il computer ha il suo nome, sparano sopra i file e Michi non deve neanche allungarsi per arrivare con la chiavetta da nanetta. Perfetto, ora è tutto senza fili e tutto ancora più pulito di qua e di là. Alla fine ho scoperto che non è comodo stare qua, ma è molto più comodo stare qua di fianco.
e usare questo pianetto qua. Adesso io prenderei uno scarto di nero che è perfettamente organizzato qua, guarda che bello, eccolo qua, e farei un test di incisione di quella roba lì, perché comunque non vogliamo un effetto marcato di quelli dietro, deve essere vedo non vedo, deve essere una roba delicata, un po' come sul sample. Preparo il file e vediamo come viene sta roba qua. Poi ho avuto un'idea per fare le scritte a sbalzo, perfette come se fossero di plastica stampata, senza sprecare tutto il tempo di avere lo spessore, ma ne parliamo dopo. Primo test, ora lo vediamo così che è molto marcato, noi dobbiamo avere un effetto, come ha detto qualcuno di voi, gessetto su lavagna, cioè un po' come i vecchi disegni costruttivi una volta. È un po' tanto marcato, però va ancora pulito, perché poi cambia totalmente una volta ripulito. Adesso devo passargli sopra qualcosa di umido per ripulirlo e casomai facciamo un altro test. Eccolo qua, questo è l'effetto. Ora io, siccome non abbiamo, ma a me piace molto, è proprio, secondo me, a me piace molto, è venuto molto molto bene, siccome non abbiamo nessuna fretta, perché tanto panzi che dura, aspetta, in realtà ho visto adesso che da video si vede, vediamo se con la camera frontale, no, si vede un po', proviamo a farne uno meno marcato, tanto non ci ha messo tantissimo, è quello grande che ci metterà di più, facciamone uno un po' meno marcato, tipo siamo al 20 di potenza, scendiamo al 15, giusto per vedere com'è, tanto ce l'ho un altro pezzettino e poi giudichiamo uno dei due. Sì, lo so che passare da 20 a 15 vi sembra che non cambi granché, però in realtà sulle incisioni cambia tantissimo. Vedo già che fa molto meno segno di prima, quello poi viene ridotto anche dalla pulizia, per cui andare a 10 rischiava addirittura di non vedersi. Mentre lui pensa a quello, io è ora che pensi un attimo al 3D, perché devo capire come fare queste scritte qua, che non devono essere spessissime, secondo me non devono essere dipinte, perché vorrei una roba fatta come quella, cioè come se fosse, non so come spiegarlo, ma non una roba dipinta, ecco, una roba ufficiale, bella, fatta bene, come, però non posso neanche passare, se devo fare uno spessore a un centimetro, passare, dato che ho una bobina di rosso, passare le giornate a fare, ad aspettare la stampante, quindi forse ho il barbatrucco. Allora, adesso vi dico l'insegna. Ho fatto la prova qui. Ecco le due prove. Allora, questo qua è ovviamente meno marcato. Basta un 5%, guardate quanto cambia. Questo però è proprio come se fosse stampato. Questo invece, secondo me, è un po' più denso e meglio. Però, prima di giudicarlo, io lo giudicherei con su una lettera. Perché questo qua, a farlo, ci metterà un bel po' il laser, perché è un 56x40, quindi cioè, questo qua mi sembra un po' debolino. Ora voi lo vedete un po' forte a video rispetto a quello che si vede nella realtà, quindi io non lo so, sospendo il giudizio. Sull'insegna, qualcuno di voi mi ha già detto di usare il plexi rosso. Allora, io il plexi rosso non ce l'ho, e cioè non ne ho abbastanza, e soprattutto il plexi rosso che ho io è quello da retroilluminazione, di come l'abbiamo usato lì praticamente, e io non voglio farla retroilluminata questa. Inoltre, quando abbiamo fatto quella, che è un mix di stampa 3D e laser, abbiamo lasciato la parte bianca leggermente in rilievo rispetto alla parte rossa.
Il logo Freud non è fatto così, cioè quando loro lo fanno in tridimensionale a scatolato non fanno quello. Noi siamo concessi una piccola deregulation lì solamente per questioni di assemblaggio. Qui vorrei fare una roba che è tutta sullo stesso livello mantenendo i due colori, e siccome non dobbiamo fare retroilluminata andrei di stampa in 3D. Il problema cos'è? Lo spessore. Costruire lo spessore di questa roba per non usare una tonnellata di filamento dove non serve e soprattutto metterci le giornate intere a stampare questa scritta. Quindi parliamo prima dello spessore. Su un, io fatico a immaginarlo, non è che ho l'immaginazione di capirlo. Su un 56x40, secondo me lo spessore giusto è 6, è un po' pochino, potrebbe essere 12, se non addirittura un 18. Per poi farlo con l'MDF, ritagliare le insegne con l'MDF e poi con la stampa 3D andare a fare solamente in doppio colore sullo stesso livello sul davanti, ora il rosso lo vedete spento ma perché è solo una simulazione, andare a fare solo una scatola, qualcosa che va intorno all'MDF, così l'MDF dà struttura e peso alle lettere e poi in realtà è solo un rivestimento. Il tutto stampato a faccia in giù su un piatto smooth, così viene bello liscio. Fra l'altro il piatto smooth io non l'ho mai usato, a me piace molto l'effetto che dà il textured, però fa un po' di riflessione, lui fa i video con il retro con l'insegna dietro e quindi non vorrei gli facesse riflessione. Proviamo il piatto smooth, così lo provo, perché non l'ho proprio mai provato neanche una volta, dovrò fare secondo me una calibrazione, comunque dopo lo vediamo. Ma prima di stampare questa, prima di provare a stampare una lettera, devo capire gli spessori, perché quello lo taglio comunque a più strati e poi li assemblo. Per cui inizierei a tagliare da uno di questi fogli MDF, che sono quelli che sono andato a prendere stamattina, una serie di lettere. Facciamo un giro di lettere, cioè un doppio giro di lettere, perché sicuramente non facciamo spesso 6, minimo lo facciamo spesso 12, ma secondo me finiremo a farlo un 18, sono abbastanza certo. Faccio tutto un giro di lettere stampate al laser e poi cerchiamo di capire, le mettiamo una sull'altra e cerchiamo di capire su quella misura lì qual è lo spessore giusto, perché non può sembrare ruggito del topo quella roba lì. Allora, ho tagliato anche il formato che viene il tappo da mettere, diciamo, all'arice. Pane Severo mi ha detto che quello lì sul fondo è l'arice, praticamente lo scacco che c'è in mezzo alla sua struttura, per valutare appunto gli spessori. Tenete conto che ora è tutto un po' falsato per due motivi. Ha tutto lo stesso colore e su questo qua ha il bordo nero che non avrà. Dopo ci sarà il contrasto contrario. Questo nero, il bordo bianco. Esattamente come viene quella roba lì. Da 1 è un po' pochino, fa un po' poco rilievo. 2 è il giusto, 6 più 6. Anche perché Pane Segatura mi ha detto che tra l'arice e la struttura, e la cornice quella di ferro, vi rimetto la foto, che contiene, lui ha 18 di spessore, ok? Quindi andiamo a misura perfetta, perché abbiamo, mettiamo quel tappo lì dentro e poi lui ha una cornice che è spessa 18, che è quella del montante. Quindi abbiamo 6 più 6 più 6 e fa 18, il che verrebbe tutto perfettamente a filo con la struttura, quindi avrebbe un granino dentro con l'ombra e poi la scritta che viene avanti. Se ci sommiamo anche i 3 mm su questo del plexi e i 2 mm di spessore che vanno qua, a sopra tutto, viene praticamente perfetta la scritta. Quindi è giustissima così. Adesso l'ordine in cui procedere. Allora, il modo giusto di procedere è avviare subito la laserizzazione di questo, che ci mette tantissimo, così è a posto, adesso vediamo quale, e poi andare a fare la stampa 3D. Matteo però vince il premio Occhio di Falco, perché mi dice mi sembrano un po' magre le lettere rispetto al logo Freud, al di là del fatto che io non le ho spaziate giuste perché le ho appoggiate a mano.
Vinci Matteo il premio Occhio di Falco, ma non il premio Fulmine di Guerra. Perché le lettere sì sono magre, ma perché sono magre? Perché sono 2 mm abbondanti in meno tutto intorno. Io non sto facendo le lettere, sto facendo il filling della nostra insegna, quindi le lettere in realtà sono in rosso, che poi in realtà l'ho ristretto ancora per poterle calzare dentro nella stampa 3D. Quindi non è effettivamente lo spessore, se riesco a farlo vedere, ok. Lo spessore della lettera è lo spessore del rosso ridotto ancora per l'incastro. Tanto ciò che c'è dentro a me mica interessa, devo andare a incollarlo, mi deve fare solamente struttura per la stampa 3D e poter fare solo l'involucro. Come fare l'involucro della stampa 3D lo vediamo dopo, perché non è una stampata usuale, non è una stampata comune. È vero che è un uso di due colori, ma non proprio, dobbiamo fare un accorgimento. Quale tra i due? Allora, tra questi due, è vero che non abbiamo un effetto reale, perché non abbiamo un effetto reale, perché non abbiamo sopra l'insegna bianca, io userei quella più prepotente, ci mette quasi il doppio a farlo. Userei quella prepotente perché comunque deve vivere, queste qua sono un po' loffiette, sembrano quasi che gli manchi incisione, e in effetti poi comunque l'effetto è questo qua. Mentre questo, secondo me, è meglio, anche perché la visione di questa roba qua è un po' come è stato per questo, no? Cioè è a video, quindi pane segatura, che poi fra l'altro vorrei anche sapere che nome ha, perché lo chiamo sempre pane segatura, ma forse lo so, non me lo ricordo. Ce l'ha alle spalle quando parla, quindi quella roba lì deve brillare un po', non è a video, tutto deve essere un po' accentuato, un po' eccessivo. Quindi andrei di quello più pesante. Però prima di andare al taglio quello, oltre a preparare il file dal punto di vista tecnico per fare la laserata, è meglio anche che io prenda la mia scritta, che adesso è sopra solo per layout, per bozzetto, e la faccia incidere leggermente al laser lì, in modo tale che mi dia una traccia di dove piazzare le lettere, così non ho bisogno di farmi la sagoma, mi basta piazzare una riga e metterle sopra. Quindi preparo questo file, lo mando in stampa e poi vediamo la stampa 3D, perché sì, è una due colori, ma voglio farvi vedere un barbatrucco per quando fate il due colori sullo stesso livello, che non vuol dire a pancia sotto, è come le etichette di ieri, che adesso non ho da farvi vedere, l'etichetta che mi ha fatto fare Anna. Allora, ho fatto la magia del grafico e ho ridistribuito, mi sono concesso di ridistribuire un po' gli elementi, in modo tale che occupino meglio, ma soprattutto nessun logo della storia Freud venisse nascosto e comparissero le cose più belle, tipo una lama che mancava assolutamente, le scritte e gli appunti devono essere interi, e poi c'era questa che era molto bella, e anche questa particolare qua, fresa per tupì, questo dettaglio del dente, insomma ho ridistribuito un po' tutto. Ora il bianco in realtà deve essere anche lui un filo, perché andremo solo a tagliare un filo, io potrei anche togliere tutto ciò che sta dietro la scritta, però qualcosa compare nei fori e lo lasciamo. Posso mettere in incisione questa, a cui dovrò fare tre step diversi, perché farò prima subito la micro incisione della scritta, che mi serve per il posizionamento di quella, infatti la scritta l'ho contratta di 1 mm, poi farò l'incisione generale, che è quella che ci metterà più tempo, e infine taglierò via direttamente la lastra, così mi rimane il profilo lucido intorno da questo scarto qua, recuperato sempre dall'Infinibit, per cui tutto torna. Tanto sta arrivando Paolone dalle ferie direttamente qua per portarmi una cosa. Allora, ho fatto l'incisione solo di dove va la scritta, vi ricordo che è contratta, che non si vede, che quello lì poi viene pulito e non è un problema, non rimane niente. Ora questo ci mette un bel po', perché questo ci mette, dice 1 ora e 30, ma per esperienza ce ne mette molta di più. La lanciamo, andiamo avanti con la stampa 3D. Ok, partito. Adesso lo lasciamo qua per i cavoli suoi e poi gli diamo un'occhiata ogni tanto e pensiamo, vado a prendere 2 tazzine, perché così arriva Paolone e ci facciamo un caffè di qua, alla macchinetta. Devo anche metterci l'acqua. 2 tazzine e un caffè. Comunque l'effetto, ragazzi, è fantastico. Bisogna fare altre cose così. Magari dei poster con merda che caga merda. O robe del genere. Ok, mi sono spostato in sala della ficcanza sperando facesse un po' più fresco. Ma no. Chissà adesso che accendo le stampanti. Vediamo questa insegna qua, il perché non è una lavorazione normale, anche se due colori, e l'accorgimento che va fatto.
Facciamo un passo indietro l'etichetta di Anna. Le etichette di Anna sono fatte esattamente come queste, stesso criterio. Queste qua sono da 3 mm, le sue sono da 2 e poi c'è la scritta in rilievo per 0,6 mm, che sono 3 layer da 0,20, perché è meglio andare a multipli di layer. Qualcuno mi ha detto che avrei potuto farle a testa in giù per ottenere un risultato migliore, ma in realtà il risultato non sarebbe stato migliore, ma sarebbe stato diverso, non avrebbe avuto la scritta in rilievo che era quella che noi volevamo. Qui quello che dobbiamo fare invece è proprio quella lavorazione. Cioè noi abbiamo bisogno che da questa parte, la parte attaccata al piatto, bianco e rosso, per quanto sia una stampa a due colori, siano complanari sullo stesso livello. Io potrei benissimo fare tutta la stampa, sempre con una stampa solo a due colori, tutta la stampa del rosso e poi dirgli di fare il bianco. Se facessi così, però, l'unico punto di contatto tra i due colori, dato che lui comunque non lascia spessore, ma sono due materiali diversi, cioè il cambio di colore, uno asciuga prima, uno asciuga dopo, sarebbe quel punto lì, per lo spessore del rosso, 2 mm, che sarebbe quel contatto lì. Non è molto intelligente perché il rosso rischia di staccarsi. Quindi quello che ha senso fare è creare al rosso una culla dove essere ospitato. Praticamente una cosa così. Di fatto alla vista è uguale a prima, ma se io tolgo il rosso, il bianco ha in realtà, se riesco a toglierlo, senza quel mouse là sono perso, ok, ha una vaschetta in cui è ospitato. A questo punto io potrei anche stampare semplicemente a un colore, potrei stampare tutto il bianco e poi incastrargli dentro il rosso, però ha molto più senso fare così, perché così almeno dovrebbe venire tutto liscio e tutto uguale. Su che tipo di piatto usare, come vi ho già detto, io di solito uso il Textured Pay, che lascia, abbiamo un colore neutro, che lascia questa zigrinatura qua, ma se riusciamo sarebbe molto più bello farlo liscio liscio. Quindi la prima cosa che in realtà mando in stampa è un quadrato banalissimo, alto solamente pochi millimetri, per provare l'altro piatto. Penso di dover fare una calibrazione, non lo so, adesso vediamo. Tanto potrò usare una stampante sola, perché ho una sola bobina di rosso, quindi posso usare solo quella. Allora, prima di procedere ho fatto un sample, un 3x3 cm, ok? Dove c'è lo stesso criterio, cioè una culla bianca sopra un mattoncino rosso. E ovviamente sono 34 minuti per questo talloncino qua. Allora, lasciate stare che non ci dà una proporzione sulla lettera che dovremmo andare a fare, perché comunque non è proporzionale. Quello che vediamo però sono i 10 cambi di filamento, perché per almeno i primi 2 mm, quelli di talloncino e cornice, lui dovrà cambiare filamento ogni layer. Quindi forse per i primi 2 mm, scusate, forse il rosso si può fare anche meno di 2 mm, forse. Tanto alla fine ci importa solamente una patinina, e questo lo possiamo andare a modificare dopo. Forse sia più senso fare meno rosso, così fa meno cambi di colore. E dopo ve lo spiego in sezione che si capisce meglio. Però intanto questo campioncino qua lo lasciamo andare così, giusto per vedere come funziona questo piano qua, che è il Bamboo High Temperature Plate, o chiamato anche Smooth Pay, e vediamo soprattutto come risulta alla fine dall'altra parte. Comunque, se l'idea funziona e il risultato è buono, riduciamo il rosso così che ci siano meno cambi di filamento, tanto ce ne basta molto meno che i 2 mm, e che ero partito dallo spessore totale, ma conviene tenere lo stesso 2 mm di spessore totale, ma dov'è quasi tutto bianco, così fai in un colpo solo. Però quello che andiamo a fare è prendiamo la bobina rossa e la sbobiniamo con lo sbobinatore su un'altra bobina, così possiamo usare entrambe le stampanti. Allora, se Instagram smette di bruciarmi le storie, parliamo prima dell'estetica e poi della tecnica. Estetica, questo Smooth Pay, beh, avrei dovuto provarlo prima, perché di fatto si intravede una trama, ma è completamente liscio. Per alcune applicazioni ha il suo perché, tipo questa dove deve essere un'insegna stampata. I bordi sono belli netti e definiti. Io continuo a gusto personale a preferire
la trama che lascia il texture, però questo devo dire che ha il suo perché. La tecnica invece, ho fatto le due prove, quello che cambia è di fatto, quello che dicevo prima, lo spessore dei due pezzi, cioè in uno il rosso è da 2 mm, nell'altro è da 0,6, il totale è lo stesso. Non cambia quindi la solidità del pezzo, cambia solo il numero dei componenti, il numero dei cambi layer. Quindi vediamo che in quello da 2 mm, che voi non vedete, quello spesso 2 mm, il tempo di realizzazione della D, che è la lettera più grande, è 1 ora e 44 con 12 cambi filamento. Invece nell'altro, quello dove è meno la parte rossa, i cambi filamento sono solo 4 e 1 ora e 17, quindi 30 minuti in meno a lettera, almeno 30 minuti in meno sulla lettera più grande, ed è ancora da ottimizzare perché in realtà lo spessore totale è rimasto uguale e ora deve cambiare. Quindi secondo me, dato che noi di fatto non abbiamo bisogno che la parte rossa sia tanta, gli ho dato 0,6 che sono 3 layer abbastanza per coprire, e ce lo teniamo così che risparmiamo tempo e filamento soprattutto. Poi in realtà dietro rimane leggermente trasparente, però noi non si vedrà niente perché abbiamo lo scatolattino e c'è l'MDF, per cui verrà praticamente così. L'unica cosa che ho sbagliato prima è dire che avremmo sbobinato il rosso per usare due stampanti, perché se voglio usare lo Smooth Pay posso usare una sola stampante. Comunque prima o poi, perché ho solo uno Smooth Pay, prima o poi cambio tutto e metto qua 3x1 carbon, che sono la postazione definitiva per quanto mi riguarda, più presto che poi. Preparo i file in modo da stampare più lettere assieme possibile, perché sono sicuro ce la farei con 3 infornate se usassi il Textured Pay, però facciamola così, dai, che sicuramente viene meglio. Allora, tutto ottimizzato, sono due piatti di stampa, peccato non avere il secondo smooth, peccato, avrei risolto tutto in 2 ore e 20, che sono 2 ore e 20 uno, 2 ore secco l'altro. Quindi raggruppo FRE assieme e poi UED assieme senza problemi. Una nota, se fate questo genere di lavorazione, così accorpata, affiancata, senza sovrapposizione come vi ho fatto vedere, lui, e per lui intendo Orca, ma Bambù funziona uguale, è stupido e vi dice che ci sono due elementi che collidono. I due elementi che collidono sono, di ogni lettera, sono l'interno rosso e l'esterno bianco, perché di fatto collidono. Sono vicini vicini ma non sono fusi. Per lui quelli sono due oggetti e per cui rappresenta un problema poterli stampare. Voi gli dite non me ne frega niente, so cosa sto facendo, andate avanti, e lui lo fa bene, come avete visto dal campioncino. Adesso, prima di andare in stampa, di rosso ce n'è, di bianco ce n'è poco, però ho attivato il backup. Togliamo questo nero qua, che non mi ricordo neanche cos'è, togliamo l'ABS nero della Bambù, metto dentro questo, così quando ha finito quello parte subito con l'altro. Gianluca mi scrive che non ha capito questa storia del backup. Il backup funziona così: se nell'MS ci sono due filamenti uguali dello stesso colore e li marcate così, per marcate intendo dire se sono bombine Bambù legge lui dall'NFC il colore, se non lo sono dovete dirgli voi cosa sono, e attivate l'autorefill nelle opzioni dell'MS, quando finirà una bobina andrà a pescarsi direttamente l'altra dello stesso colore, dello stesso tipologia, quindi PLA con PLA e tutto, e lo verificate nella scheda di Orca Slice dell'MS. Vedete che lui mi dice che la 1 e la 4 sono intercambiabili, perché la 1 e la 4 sono tutte e due bianchi, tutte e due PLA e tutte e due sono lui in questo caso. Poi in realtà voi potete anche fregarlo, perché potete mettere dentro una bobina di un altro colore e non me ne frega niente, dovete fare un pezzo, gli dite però che è bianco, lui non è che legge il colore e va a usare quello. Ok, intanto questo è pronto, questo c'è ancora da pulire, ora lo pulisco e vedrete che cambia totalmente faccia, diventa tutta un'altra roba adesso. Ragazzi, è uno spettacolo, questo effetto è bellissimo, sembra proprio gesso su lavagna, è bellissimo, dobbiamo replicarlo. Poi guardate la densità, è tutto uniforme, tutto uguale. I tre loghi Freud, da quello più vecchio del 62 a quello dell'84 al rifacimento del 2013, viene quasi meglio della... sono quasi quasi non gliela mando. Verrà benissimo, verrà meglio della mia, perché quando questa
non sarà col bordo nero, ma sarà bianca col top rosso e farà l'ombra sul nero, verrà benissimo questa cosa qua. Sempre più convinto. Adesso, di là sta stampando, di qua abbiamo finito il laser. Vado di là, prendo un ciccinino d'aria condizionata, giusto il tempo di bere un caffè freddo. Poi torniamo di qua e già che c'è il laser acceso, facciamo un altro lavoro al laser. Un laser per One Maker Mother. Cioè un laser, un lavoro per One Maker Mother. Intanto qua procede spedito. Tre di queste ce ne vogliono. Pane Segnatura mi ha detto che le misure che lui ha a disposizione sono queste qua in foto, che sono praticamente quel rettangolo che vedete nella porta del suo laboratorio. E mi ha dato carta bianca, ma se non me l'avesse dato me la sei presa comunque, per fare un po'... Allora, qui tutto a posto. Perfetto. Anna e le sue dubbie scelte musicali. Cioè, la signora in giallo. Quella comunque era il magazzino. Adesso mancano altre etichette, che sono quelle dei filamenti che devono arrivare. E a proposito dei filamenti, mi sono accorto che gli ho detto ho ordinato un altro piatto smooth. No, alla fine non l'avevo messo nel carrello. Per cui, vabbè, lo metterò in un prossimo ordine. Facciamo il lavoretto per Winemaker Mother. Allora, come sapete, Winemaker Mother, da quando è in pensione, si diletta, che poi diletta è un eufemismo, nella sartoria. Cioè proprio disegna e produce modelli di abito femminile e bambini, ok? Ragazzi, quell'effetto lì è proprio bellissimo. È proprio... Devo farmi qualcosa qua, una scritta, un vademecum, stampare qualche poster di quella misura, magari con qualche frase che dico spesso, se ne volete qualcuno, perché l'effetto è bellissimo. Concentriamoci. Allora, sartoria. La sartoria, come la falegnameria, si basa praticamente tutto sul disegno e dopo il disegno ci sono... i modelli e le dime. I modelli sono i cartamodelli, che sono una cosa, e poi ci sono le dime. Mi ha chiesto di realizzarle 1, 2, 3, 4, 5 dime. Gliene avevo già fatte alcune con la stampa 3D, che dei pezzi che servivano per infilare gli elastici nei pantaloni, non mi ricordo cosa. In questo caso serve una dima per la realizzazione di tasche. Le tasche hanno una più misure predefinite. Lei ha bisogno una dima che le serva da mettere sul pezzo di stoffa, fare il risvolto, tagliare, insomma, non so di che cazzo sto parlando, però mi ha mandato un PDF su come deve essere fatta. In pratica, le tasche hanno sempre la stessa forma, questo PDF qua deve averlo realizzato più o meno, secondo me, un idiota, perché ha fatto, anziché fare colori diversi, cosa ha fatto? Per ogni taglia ha fatto un tratteggio diverso, così non si capisce assolutamente nulla, perché i tratteggi variano di volta in volta. E inoltre il PDF non è neanche vettoriale, quindi dobbiamo tagliare 1, 2, 3, 4, 5 forme al laser di queste da un pezzo di plexiglass e incidere sopra qual è la misura della tasca, così che lei possa riconoscerle e poi usarlo. Un lavoretto da 5 minuti, ma che vale la pena fare adesso che il laser è già acceso. Allora, usiamo gli scarti, dato che ho messo ordine, ho tanto nero, ma ho anche questo blu qua, un po' lercio, che adesso pulisco. Il suo logo contiene del blu, vediamo di fargli il blu. L'unico problema è che mi ha lanciato qua questo PDF, ma io non so la misura. Cioè non so che scala abbia questo PDF. Quindi adesso mi tocca chiamarla. Oh, ho sentito Winemaker Mother. Quello che era un lavoro idiota è appena diventato un lavoro del cazzo. Perché queste non sono tasche di taglia diversa. Non indica la chi ha fatto questo PDF qua è un beduino figlio di Satana. Non sono, cioè scrivi taglia, ma in realtà indica all'interno del cartamodello la posizione della tasca, quindi dobbiamo farne una sola. Dobbiamo tagliarne una e scrivere sopra tasca giacca modello Paola, perché è il nome della giacca. Niente. Pensavo un lavoretto del cazzo. Dai, la faccio e basta. Ecco, sono capitato nel momento proprio giusto. Allora mi mancano 41 minuti, sta facendo tutto il bianco, ma ha capito che questo non gli basta, quindi sta togliendo tutto questo e andando sull'altro. Questo è il backup. Poi come sfruttare tutti gli avanzi ve lo faccio vedere un altro giorno. Chiamare un lavoro era quasi offensivo, perché alla fine speravo fossero di più, da mettere le misure, fare qualcosina, ma alla fine è sta roba qua, quindi adesso appena la vedo glielo consegno, ma niente di che. Però lavoretti del genere
ne abbiamo da fare nei prossimi giorni sulla, con la stampa 3D, perché qualcuno vuole un portaprovette e altra roba. La stampa come sta andando? Alla prima mancano 41 minuti. Ok, sta sotto c'è il rosso, sta funzionando tutto bene. Questo l'ha finito, in realtà non ha ancora iniziato a caricare questo. Questo è il senso del backup. Lui ha finito questo, cioè nel tubo qui non c'è già più niente, anzi è qua, non so se lo vedete, non penso, ma è circa questa altezza qua, ok? Finirà prima tutto quello che ha, poi quando si accorgerà del filamento tirerà su questo. 41 minuti vuol dire che non facciamo in tempo a finire di vederlo oggi, però direi che oggi, per essere l'ultimo lavoretto così, niente di che, abbiamo ottenuto un po' per culo, cioè l'idea c'era ma un po' per culo, un gran risultato, cioè a livello visivo vi garantisco che fa una porca figura. Domani lo mettiamo assieme, se ho imbroccato le tolleranze e la misura mettiamo i cappellotti a queste lettere, incolliamo il tutto, prepariamo l'imballo, poi però se lo fa ritirare lui, non glielo spedisco io. Quindi niente, inutile che stiamo qua ad aspettare che questo abbia finito, oggi ho fatto anche un'altra bella scoperta, quanto è bello lo Smooth Pay. Preparavo prima con Paolone, dicevo che io preferisco il Textured, lui preferisce lo Smooth, ma adesso io ho detto io preferisco il Textured, ma adesso che l'ho toccato un'altra volta devo essere sincero che non è male. Niente ragazzi, finisco qua, fa troppo caldo quest'oggi qua. Domani finiamo l'insegna lì. Domani martedì, no, non ho idea che giorno sia, non importa. Comunque sta arrivando agosto, quindi relax. Magari non gliela mando neanche. Ci vediamo domani. No, mi sono dimenticato di dirvi una cosa che non c'entra niente con lo show, per quella riservavo alla fine e poi mi sono dimenticato. Sapete che ogni tanto a spot random vi consiglio un film o una serie TV? Ecco, a sto giro vi consiglio su Amazon Prime Those About to Die, una roba del genere. Insomma, la storia di come si passa nell'antica Roma 75-78 d.C. da Nerone a Vespasiano fino alla costruzione del Colosseo e la nascita dei giochi, fatto veramente, dei giochi inteso proprio dei gladiatori, fatto veramente benissimo, molto molto romanzato all'americana ovviamente, intrighi, per certi versi tutta la parte politica sembra un po' quella di Trono di Spade, mi sta piacendo, sono alla seconda puntata e devo dire che ha il suo perché, poi facendo io di secondo nome Spartaco lo sento proprio mio, però ve lo consiglio, secondo me merita.